compagnia di Marco Cappato, la presentazione del libro Ocean Terminal di Piero Welby, Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Beh, su questo abbiamo fatto con Libre TV varie interviste, ne faremo anche una con Mina fra poco. Marco, questa è una vicenda anche politica che va ben oltre la morte, è una vicenda un po' che i radicali hanno percorso ed è rimasta un pochino emblematica di qualcosa, un po' come quando si parla della vicenda Tortora, della giustizia. Ecco, Piero Welby ha aperto la strada a un processo quasi di civilizzazione, potremmo dirlo, della vita politica e civile italiana. E soprattutto fare vivere delle regole che ci sono, ma in astratto, che non significano poi nulla nel concreto. C'è la Costituzione che dice che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la propria volontà. E Welby ha ottenuto che quella regola fosse davvero rispettata con l'aiuto di Mario Riccio e con l'aiuto dei radicali dell'associazione Luca Coscioni. Ha dato vita a una Costituzione che altrimenti per quel dispositivo rischiava di essere morta, per lui e per tantissimi casi come lui. Oggi, a 10 anni di distanza, la giurisprudenza ha riconosciuto e affermato questo, ma ci vuole una legge, perché non deve essere necessario essere degli eroi di tenacia alla Welby o all'Englaro, ma tutti i cittadini devono poter, senza passare da un giudice, vedere rispettate le proprie volontà. Ricordiamo che insomma all'epoca nel 2005, insomma, quando partecipammo, c'ero anch'io a quella cerimonia laica davanti a Piazza San Giovanni Bosco, in cui appunto c'era la piazza davanti alla chiesa dove Piero Welby, la salma di Piero Welby non fu accettata e non fu accolta, già c'era stato Luca Coscioni che aveva dato l'impulso, diciamo, il via a questo dar corpo con il proprio corpo ad una battaglia politica. Ecco, oggi realisticamente questo progetto, questo disegno di legge di iniziativa popolare per il quale avete raccolto 67.000 firme e approdato in Parlamento, ecco, che aspettative ci sono realistiche? Di eutanasia se ne parlerà la prossima legislatura. Testamento biologico ce la possiamo fare, ce la potremmo fare se i favorevoli si mettessero d'accordo tra di loro e non lasciassero prevalere i giochini partitici. Per intenderci, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno i numeri, volendo, di fare approvare quella legge con SEL, con gli socialisti, gli altri favorevoli. Se invece prevale il danno che si può fare all'altra forza politica nell'imminenza delle elezioni, allora perderemo anche questa legislatura e questa opportunità. Bene, in chiusura possiamo dire tutto questo grazie ai radicali? Beh, credo che sia addirittura un lungo percorso che dal divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, con Pannella naturalmente, emblematico. Il primo a presentare una legge sull'eutanasia più di 30 anni fa fu Loris Fortuna, socialista, anche iscritto radicale, padre della legge sul divorzio. È la continuità dell'affermazione della libertà attraverso il diritto ed è passata anche da Pier Giorgio Welby. Bene, allora in bocca al lupo all'Italia e anche ai radicali. Lasciato l'ospedale, aveva sperato di rivedere il cielo, anche se per pochi secondi, giusto il tempo che gli infermieri avrebbero impiegato per mettere la barella nell'ambulanza. Ma non aveva potuto tenere gli occhi aperti, quella colonna di luce accecante lo aveva sopraffatto, stordendolo, disorientandolo, convincendolo che mai più avrebbe potuto sopportare quella vista. Adesso se ne stava sul prato rognoso di uno spartitraffico, circondato dalle siepi di mortella e ombreggiato da pini polverosi e linfatici.